Vediamo, cos'è che posso recensire? Il Natale... Victor! Oddio! Mino! Santo cielo, Mino, l'ultima volta che ti ho visto eri stranissimo, poi sei sparito! Ma che cosa ti è successo? Dimenticami, ho fallito. Ormai lui mi controlla. Prepuzio è diventato potente come non puoi immaginare. Non puoi batterlo, mi dispiace. Ma non capisco. Vuol dire sì che sono tornati e il film non era orribile? Io pensavo che fosse tutto finito, no? Che i cinepanettoni non esistessero più! Quello non basta. C'è qualcos'altro che devi vedere. E tu lo sai. Affrontalo. È inutile rimandare. Affrontalo. Ma ci deve essere qualcosa che posso fare? Io non voglio affrontare da solo quel mostro! Come farò? L'unica cosa che puoi fare... prendere coraggio e usa quello. Un po' di spirito natalizio potrebbe servirti. È stato un onore conoscerti, Mino Ciccini. Grazie per tutto quello che hai fatto. L'onore è stato mio, Victor Laszlo 88. Mi spiace solo non averti potuto proteggere. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. E quella, ragazzi, è una fraterna stretta di mano. Allora, buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Spero che abbiate passato una lieta vigilia ad ammazzarvi di cibo e un pranzo di Natale a scofanarvi anche peggio e la sera, si spera, brodino. No, lo dico perché ci sono delle persone temerarie che decidono di chiudere in bellezza cenando la sera di Natale con bollito e mostarda. E il giorno dopo una bella dialisi per riprendersi, così, per gradire. Comunque sia, spero davvero che abbiate trascorso fino a questo momento delle feste felici, perché... io sto per rovinarvi irrimediabilmente l'atmosfera di gioia, perché voglio parlare di un film che fin dall'idea di base mi sembrava orribile, avevo paura. Poi ho visto il trailer e la paura si è trasformata in terrore puro. Però lo sapete, io cerco di dare una possibilità anche a quei film che sembrano in prima istanza delle merde senza appello. Faccio l'esempio di Amici come prima, il film che segna il ritorno al cinema della coppia comica Bogli e De Sica insieme e che temevo fosse un cinepanettone orripilante classico, e invece è una commedia non bellissima ma neanche orribile, che ha anche dei momenti interessanti e che permettono di avviare degli spunti di riflessione. Ma me lo sarei aspettato. E allora io guardo tutto. Oggi voglio parlare di Film 18 per la regia di Marco Risi ed è Natale a 5 stelle. Questo film l'ho guardato con voi su Twitch, perché su Twitch ho un canale che trovate in capo in descrizione sotto, su cui ogni tanto... guardo insieme a voi film brutti e film trash. Ho trovato un comodo sito che permette di aprire delle stanze che sono accessibili tramite un link che io fornisco prima della diretta. Metto poi il link del video che voglio guardare e quando voi entrate nella stanza vedete il video sincronizzato allo stesso momento in cui lo sto guardando io, come se fosse una live su YouTube. Vedete solo il film in questione e guardando invece nella schermata della live vedete me. Quindi... è una cosa carina, che vedo che è piaciuta, però magari non tutti quelli che mi seguono hanno potuto vedere quella live, perché su Twitch mi segue un po' meno gente, magari qualcuno neanche sa che ho un canale Twitch, e quindi chi era in live conosce perfettamente il mio pensiero su Natale a 5 stelle. Chi invece non era a conoscenza di questa rubrica e di questa live nello specifico, non sa invece che cosa io pensi del film, e quindi ve lo dico. Questo film, che mi sembrava terrificante fin dal primo momento in cui se ne è parlato, in realtà è un po' come mangiare un panettone con gli stronzettini di coniglio al posto dell'uvetta. È un po' come prendere un bel pandoro e rovesciarci sopra una salsa alla merda sciacquarella di toro. Io vi giuro, è come prendere degli stronzetti di vacca e friggerli per farci gli struffoli. Piuttosto che guardarli, io passerei tutti il 31 dicembre da qui fino a che muoio guardando il Capodanno di Gigi D'Alessio. Ma... siccome non voglio morire prima del tempo,
perché l'infarto sta galoppando nella mia direzione, direi di andare con ordine. Questo film, signore e signori, segna secondo me un po' la morte, grazie al cielo, del filone dei cinepanettoni. E perché dico questo? Perché il film con Moglie De Sica, che sono stati coloro che hanno reso fiorente questo filone nel corso degli anni, sono tornati dopo quasi 13 anni di assenza dagli schermi con un film che di fatto non è un cinepanettone. Il cinepanettone che di solito è quello rivale non è andato in sala, ma è andato su Netflix, e Rai, sul proprio canale ufficiale, ha messo Natale Roccaraso, un film di 32 minuti ideato dal Pancio e Denzuccio, che sono anche i protagonisti, con un sacco di personaggi improbabili, tra cui La Vignali, Enzo Salvi, Alberber Ballerina, Ivo Avido, Magalli, che uno dice ma perché tutta questa gente, che cazzo è sta roba? Significa quindi che se ci sarà un futuro per il cinepanettone sarà online, e in quel senso sarebbe un filone cinematografico morto, perché finalmente non riguarderebbe più le sale, e di questo sono molto contento. Ma comunque esisterebbe ancora, perché sì, è vero, Natale a 5 Stelle non sta infestando gli schermi di tutta Italia, ma è comunque lì, su Netflix, perché Netflix ha distribuito e coprodotto questa puttanata, questo insulto all'intelligenza, questo affronto all'arte, perché dovete sapere che è un film considerato importante perché è l'ultimo che era stato ideato da Carlo Vanzina prima di morire. Quindi Enrico Vanzina, il fratello, ha fatto in modo che il film si facesse, dando a Marco Risi la regia. Marco Risi, peraltro, neanche un regista poi così male, che è finito a fare questa orribile, orribile merda. E quindi quello che si diceva è che si trattasse di un cinepanettone molto politico, lo dice il nome, Natale a 5 Stelle. Il problema è che i Vanzina hanno sempre cercato di inserire dei riferimenti politici, ma la loro satira è tragicamente di destra. Sì, fanno qualche battutina sulla sinistra, ma sulla destra fanno battute goliardiche che però non sono mai veramente sferzanti. E fondamentalmente io credo che la satira di destra non abbia un gran senso di esistere, perché la satira storicamente attacca il potere, e siccome storicamente la destra è sempre stata ascritta al potere, che cazzo fai, ti attacchi da solo? No, ovviamente no. E quindi viene fuori generalmente, ma non voglio fare tutta l'erba un fascio, una satira di merda che non può essere considerata satira. In poche parole, l'umorismo del bagaglino. Ecco, proprio ho condensato in un attimo il mio pensiero. Ora, il punto qual è? Il punto è che questo film doveva essere inizialmente una pièce teatrale. Cioè questi, con questa merda che è venuta fuori, volevano addirittura sbarcare al teatro! Neanche al cinema li hanno voluti, e loro volevano andare a teatro, porca puttana! Vai a teatro tu in giacca e cravatta e guardati Shakespeare, così impari qualcosa, cazzo! Comunque, è un film che per l'appunto vorrebbe essere molto politico, ma è solo triste. E naturalmente ci saranno spoiler, però voglio dire, il film lo trovate su Netflix, potete guardarvelo se volete farvi del male, ma a questo punto chiudetevi le dita in un cassetto, prendete un cavatappi e scavicchiatevi un testicolo, fate prima e l'effetto è più o meno lo stesso. Quindi ve lo recuperate se volete e poi tornate a guardare la recensione, oppure guardatevi solo la recensione se non ne frega un cazzo, con gli spoiler tanto capirete che grande danno è farsi spoilerare Natale 5 Stelle, è una cosa terribile. Allora, si inizia con Massimo Ghini, che ogni tanto si ricorda di essere un attore, ogni tanto secondo me si sveglia e dice chi sono io? Cosa sto facendo? Oh, vuoi fare un cinepanettone? Sì! E li segue, perché veramente io non capisco perché Massimo Ghini sia da anni presente in film come questo, che sono degeneratori di ignoranza abissale, e interpreta il premier degli italiani, che fondamentalmente sarebbe una sorta di simil Conte. Non si tratta di Conte nel senso che non fanno nomi e cognomi, ma è un simil Conte, e lo capiamo perché ad esempio a un certo punto gli chiedono del curriculum, lui dice aveva studiato a Harvard, e il suo segretario gli dice oh ma scusa ma tu non hai mica falsificato il curriculum, e lui dice sta zitto. Cioè, a parte il fatto che è una scena assurda, perché mai nella vita
se tu parli del tuo curriculum, arriva il segretario a voce medio-alta a dire: ma non è falsificato il curriculum! Cioè, dai, cazzo, ma cos'è sta roba? E vuole essere per l'appunto un riferimento proprio a Conte, che pare, anche se non è confermato, che abbia falsificato il curriculum, perché ci sono delle incongruenze. Insomma, si diceva questo, non è stato confermato, la cosa è caduta nell'ombra e non se ne parla più. Però ne hanno parlato i Vanzina, perché loro sono i paladini del popolo. E quindi in sostanza capiamo che è una sorta di Conte, anche perché all'inizio c'è lui che sta parlando al telefono e dice: va bene Matteo, d'accordo Matteo. Poi parla con un altro e dice: sì Gigi, sì Luigi, va bene, sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Che bello! È talmente politico questo film che all'inizio ha paura a fare nomi e cognomi, poi li farà, però forse per farlo in quel modo sarebbe stato meglio addirittura che non li facessero proprio, ma di questo parleremo tra poco. E quindi cosa succede? Che a un certo punto vediamo che stanno andando in Ungheria lui e il sottosegretario che è interpretato da Ricky Memphis, che anche lui non so perché faccia molto spesso questi film, probabilmente hanno sia lui che Bighini bisogno di mangiare perché non lavorano più, ma mi risulta che comunque non siano poi degli attori tanto pessimi. Oddio, Ricky Memphis ha questa condanna del modo di parlare peculiare, perché sembra sempre che abbia un calzino infilato in bocca e che sia anche un coatto incredibile. Quindi immaginatevi un tizio che viene da Tor Vergata e che è cresciuto guardando solo film di Bombolo, Ermon Nezza e Cino Panettoni, e vorrei dire che Bombolo e Ermon Nezza come personaggi sono meglio di qualunque personaggio dei cinepanettoni classici, ma non importa, e che arrivi in politica e si metta a parlare tutto così, dottore, che cazzo vuoi, grattandosi i coglioni, la stessa identica cosa. Cioè, per l'amor del cielo, se guardiamo alla realtà, abbiamo gente come Antonio Razzi, che ha ricoperto cariche politiche, quindi non è che la cosa mi stupirebbe più di tanto, però comunque, capito, ha tutto fuorché del politico Memphis in questo film, e infatti è quello più buono di tutti, è quello che non vuole fare il magheggione, mentre invece il presidente del consiglio è uno stronzone allucinante. Quindi vanno per l'appunto in Ungheria, a un certo punto vengono accolti da una delegazione ufficiale e dicono qualcosa di abbastanza comprensibile, e Memphis dice a Ghini: oh, t'ha detto benvenuto in Ungheria, e Ghini risponde con una frase che racchiude tutto l'umorismo del film. Oh, guarda che ho capito, sono mica Renzi, capito? Renzi non sa parlare l'inglese, non capisce un cazzo di qualunque altra lingua che non sia l'italiano, quindi dovrebbe far ridere. No, non fa ridere, non è satira, hai semplicemente ribadito l'ovvio. Cioè, non mi sembra una battuta così geniale, anzi, mi sembra anche abbastanza triste. Ogni tanto, scusate, ma deve esserci uno degli attori che sta cercando di qualcosa, perché ho sentito degli abbai. No, scusate, perché il problema è questo: gli attori coinvolti in questo film, per la maggior parte, non sarebbero neanche attori cani. Il problema è che, per l'occasione, come da tradizione per quanto riguarda il cinema panettoni, devono recitare di merda. Persino Massimo Ghini mi ha messo una tristezza infinita. Vanno in questa reception e trovano Martina Stella. Martina Stella, che credevo fosse caduta nel dimenticatoio per sempre, e invece è stata recuperata per questo film e interpreta un membro dell'opposizione che inizia a redarguire il premier con battute che vorrebbero essere attuali, ma che sono pronunciate con un tale spirito cagnesco, nel senso di recitazione orribile, che mi hanno solo fatto incazzare. Cose come: ma cosa vuole fare lei che si è messo pure con Salvini? Ma dove volete andare, c***o, il reddito di cittadinanza in quel modo lì? Questa non è satira! Lo ripeto, è semplicemente dire cose che sono successe senza inserirci una battuta sferzante sotto. Non stai facendo satira, non è comicità, è semplicemente dire qualcosa che effettivamente così, che cazzo mi significa? A questo punto mandavi in onda un documentario che spiegava le varie manovre politiche di questo governo, perché così non stai sferzando manco per il cazzo. Mi arrabbio, perché porca puttana, è possibile
che continuino a lavorare nel mondo del cinema e non solo, persone che obiettivamente, Cristo santo, non sanno quello che stanno facendo, perché Netflix ha voluto produrre questa roba. Poi, dopo essermi posto questa domanda, mi sono riguardato Death Note e ho pensato, oh no, ok, ho capito perché l'ha fatto, gli parlo del film di Netflix, perché se ha fatto Death Note, questo non è poi un errore così grave. Una volta fatto quello, qualunque errore farai dopo non sarà mai, mai, mai allo stesso livello, perché quella è stata proprio un'idea stronza sopra ogni cosa. E quindi iniziano un po' a redarguirsi, poi Ricky Memphis riceve una telefonata dalla mamma, perché è interessante questa cosa, Ricky Memphis in questo film è mammone, ma è strano, Ricky Memphis non è mai mammone nei suoi film, gli fanno sempre fare lo stesso personaggio, un po' timido, che però se viene punzecchiato si incazza, mammonissimo, e quando vediamo chi è la madre, perché lui risponde e vediamo uno stacco sulla madre che gli parla, a me è sinceramente morto il cuore, qualcosa dentro di me è defunto per sempre, perché con dolore immenso ho constatato che la madre è la signora Itala di Boris. Ora, questa è la maledizione degli attori di Boris. Boris, lo sapete, è una serie italiana prodotta da Fox Channels Italy che ironizzava sulla televisione italiana e sulle fiction di merda che vengono continuamente prodotte, e poi la maggior parte degli attori che hanno preso parte a quella serie li abbiamo ritrovati successivamente in una quantità di fiction e film di merda imbarazzante, a partire da Pannofino. Vorrei ricordarvi che Pannofino faceva la pubblicità della Team in cui era vestito come il diavolo in gonnella col baby doll, tipo, e lì io ho pensato, mamma mia la monnezza che hai fatto, mamma mia la monnezza che hai fatto. E la stessa cosa vale per Paolo Calabresi, cioè Paolo Calabresi addirittura fa le Iene, quindi, o faceva, comunque era le Iene. Per cui attenzione, attenzione! E quindi niente, io quando ho visto che era quella teccia che ha lavorato anche con Sorrentino, cioè da Sorrentino a Natale a 5 Stelle, Cristo! E niente, io ho pensato, vabbè, basta, io mi sparo in faccia qui e chiudo, perché non posso andare avanti. E siamo a 7 minuti di film, immaginatevi com'è dopo. Quindi il Premier dice, ma che cosa sta facendo, è pazzo? Ma non si rende conto? Lei non può usare il telefono che le abbiamo dato per una chiamata personale, la smetta! E un secondo dopo risponde una chiamata della moglie e fa, ma sì sì Pipi, d'accordo Pipi, va bene, commentisco, guarda come dire, oh, ma mi ha detto a me che non potevo fare, poi la fa lui, oh, pubblico, è una battuta straordinaria, eccezionale. Non si può fare una roba del genere, Cristo santo, va bene che non è andato al cinema, ma la qualità. Cioè, diciamo, il modo in cui è girato fa capire che è stato pensato per il cinema. Meno male che non è diventato una pièce teatrale. E comunque il fatto che sia una pièce teatrale si capisce perché, a parte questi rari momenti in cui sono al di fuori dell'albergo oppure in altre stanze, il film si ambienta per il 90% in un unico ambiente. Quindi si capisce che era nato come pièce teatrale, ma una pièce teatrale innaffiata di merda di gnu. Quindi vanno su nelle loro stanze e scopriamo che il Premier in realtà è un filifragone di merda, ma che strano, nei film di Banzina i tizi medio borghesi sono tutti fedelissimi e non mettono mai le corna alla moglie, è una cosa proprio, non me l'aspettavo questa cosa, e scopriamo che l'amante è proprio Martina Stella, che l'aveva punzecchiato un po' perché fondamentalmente voleva dare la parvenza che loro non si sopportassero, fa tutta la, oddio no, io non lo so se voglio mettere le corna a mio marito, però d'altronde è un sacco di tempo che non becco cazzo, allora, e quindi si spoglia, e da quel momento in poi per buonissima parte del film Martina Stella sarà sempre in mutande e reggiseno. Per l'amor del cielo, lungi da me lamentarmi, non è che una volta che Martina Stella si è spogliata io abbia fatto, oh mio Dio, mi hanno messo una figa in mutande e reggiseno, no, non lo posso accettare, presto cambia canale, no, ho pensato, ah però, ma dopo questo ancestrale meccanismo mi è subentrato il nervoso, perché va bene, a me fa piacere vedere un paio di glutei e un paio di seni procaci in un film, non sono un moralista, però mi dà fastidio perché è il classico trattamento che i Vanzina
riservavano alle donne nei loro film. Le donne nei film di Vanzina o sono delle fighe stratosferiche che vengono utilizzate come oggetto del desiderio da parte dei maschi bruttarelli e fedifraghi, oppure, seconda opzione, sono delle cesse arrapatissime che vengono trattate come se fossero delle bestie da evitare, ok? È una cosa che mi innervosisce, perché io capisco che Martina Stella non abbia mai più avuto grandi occasioni per mettersi in mostra come attrice, perché negli ultimi anni non è che abbia lavorato poi così tanto, e se ha lavorato non era niente di particolarmente in vista, e che quindi abbia accettato questo ruolo magari per disperazione, non lo so, però io fossi stato in lei mi sarei incazzato, perché porca di quella puttana, per tutto il film viene utilizzata come mero oggetto sessuale. Ah, e ovviamente, come da tradizione il film di Vanzina, tutti stanno per trombare, ma alla fine non tromba nessuno, perché il sesso ci piace, ma sotto sotto ci fa schifo. Quindi, in sostanza, lei ovviamente sta per fare roba con il premier, ma entrambi si accorgono che alla finestra c'è un cadavere! Trovano incastrato, bloccato dalla finestra ghigliottina, un corpo morto vestito da Babbo Natale. E io ho pensato, ma cos'è una simpaticissima gag col ladro che stava entrando? Ma cos'è questa roba? E visto poi come procede il film, vi giuro che il cadavere alla finestra avrei voluto essere io. Così mi sarei evitato la visione di questo putridume immondo. Quindi c'è tutta questa scena imbecille con loro che devono cercare di capire come occultare il cadavere, e a un certo punto Ghini guarda la stella e dice: va bene, chiamiamo Walter Bianchini. E la stella chiede chi è Walter Bianchini, e Ghini sempre solennemente risponde: è l'uomo che può risolvere tutto. E quindi qui ho capito che Walter Bianchini è il Mr. Wolf della situazione. Io ho pensato, non è che magari, siccome Harvey Keitel non lavora più tanto come prima, niente abbia accettato di partecipare a questo film nei panni di un personaggio che somiglia e che scimmiotta Mr. Wolf, la cosa mi avrebbe fatto male al cuore, ma dall'altro lato mi avrebbe anche fatto morire da ridere, per quanto sarebbe stata assurda. Poi però mi sono reso conto di una cosa: io il nome Bianchini nel corso del film l'avevo già sentito, e allora ho pensato, ma non è un personaggio che è già comparso, ma chi può essere quindi il Mr. Wolf della situazione? Prestando più attenzione mi sono reso conto che Walter Bianchini è il personaggio di Ricky Memphis. E io quindi mi sono immaginato Ricky Memphis Mr. Wolf. La prossima volta che mi incontri scappa, perché tutte le volte che ti vedo te meno. Vabbè, scusa. E proprio mentre il film sembrava non poter peggiorare, ecco che nella stanza, bussando per l'unica volta in tutto il film, perché in questo film non bussano, aprono le porte a cazzo di cane, giustamente irrompono in situazioni da equivoco, entra Biagio Izzo. Cioè, Biagio Izzo su questo film è un po' come una ciliegina posata su uno stronzo a 12 volute. È proprio l'unica cosa che potrebbe renderlo perfetto, perché io, Biagio Izzo, non capisco come cazzo sia possibile che ancora lavori. Cioè, veramente, io non me lo spiego. È tipo il terzo segreto della Fatima cinematografica. Come cazzo è possibile che questi abbiano voglia ogni volta di dire chiamiamo Biagio Izzo, colui che deve fare cioè è uno stereotipo vivente quell'uomo, veramente. Io non capisco perché debba esasperare così tanto il suo essere napoletano, perché secondo me gli stereotipi ci stanno, ma fino a un certo punto. Lui fa le stesse identiche cose da una vita, poi lo vedi in un film come I Peggiori, dove interpreta una sorta di commissario Gordon, e pensi, cazzo, ma Biagio Izzo è bravo. E allora io immagino il dramma di quest'uomo, che è un attore anche bravo nell'interpretare parti più o meno drammatiche, e che poi lo mettono lì a fare il suo tattino. Basta. Cazzo, se io fossi napoletano mi sentirei offesissimo da quello che fanno fare a Biagio Izzo. Non da Biagio Izzo in sé, perché Biagio Izzo anche lui il pane in tavola lo dovrà portare. Non ho niente contro nessuno di questi attori, soprattutto non contro Biagio Izzo a livello umano, perché sono persone che non conosco, ma mi danno anche l'idea, soprattutto Izzo, di essere simpatiche. Però il punto è che io sto giudicando le loro interpretazioni in questo specifico film, e qui sono stati tutti terrificanti, cazzo! Cavio, hanno messo
tutti gli stereotipi che potevano mettere. Hanno messo addirittura questi equivoci che dalla seconda metà del film in poi diventano assurdi, cioè non sono neanche più equivoci normali, sono proprio equivoci forzatissimi, perché una volta la commedia degli equivoci funzionava, adesso che non ha più senso di esistere e che non è più fatta con impegno, risulta solo ridicola. E quindi io mi immagino la lista di tutte le puttanate che hanno messo classiche al cinema per questo film stilata da Enrico Manzina. Mi ricorda qualcosa? E poi succedono delle cose allucinanti, del tipo che arriva Walter Bianchini e Ghini inizia a spiegare la situazione, ma senza dirgli la premessa. Non è che gli dice che c'è un cadavere che hanno messo nell'armadio, no! Dice semplicemente che deve occuparsi della cosa, deve scaricare il corpo nel fiume, e anche qui io dico, certo, ma non è pieno giorno, se scarichi un corpo nel fiume nessuno farà domande, figurati, ma dove cazzo siamo finiti? E quindi anche qui l'equivoco si crea, ma male, perché è ovvio che si crei se l'altro non spiega le cose, non è un vero equivoco, è semplicemente che uno è un coglione e per forza l'altro non capisce, quindi non sussiste neanche la vera commedia degli equivoci. E in tutto questo irrompe in scena a intervalli regolari di 5 minuti Biagio Izzo, che inizia a fare domande, rompe i coglioni e riescono a tenere buono solo dandogli cospicue mance. E anche questo stereotipo del fattorino fissato con le mance mi ricorda qualcosa. Well. Ma del resto, con film di questo tipo, il déjà vu è sempre in agguato. Quindi Memphis deve occuparsi di questo cazzo di corpo. Lo prende e deve andarlo a buttar giù, ma a un certo punto vengono fermati al direttore dell'albergo, naturalmente tutti gli ungheresi in questo film parlano italiano correttamente nella forma, ma con l'accento tutto così, perché gli stranieri nei film di Manzina devono sempre essere rappresentati come imbecilli che non sanno l'italiano, ovviamente è così che deve essere. Peraltro ci sono anche delle gag simpaticissime che ridicolizzano la lingua ungherese, con Ghini a un evento ufficiale, una conferenza, che parla, c'è la traduttrice simultanea e prima dice una frase corta del tipo innanzitutto grazie a tutti per essere venuti qui, con la traduttrice che inizia a parlare e traduce con una frase lunghissima, con Ghini che dice ammazza, che lingua strana, poi dice una frase più lunga e la traduttrice la traduce in 3 parole. E quindi fa ridere, no? Perché ragazzi, la frase corta l'ha tradotto l'ungherese in maniera lunga, e la frase lunga in ungherese è più corta, ma non fa ridere, ridete, cazzo, ridete! Cioè è questo che ti comunica il film, cioè cerca di farti ridere, ma non ci riesce. E quindi per appunto portano giù questo cazzo di corpo in sedia a rotelle, e quando ho visto cosa stavano facendo ho pensato, ti prego dimmi che non è quello che penso, dimmi che non è quello che penso, era quello che pensavo. Questo qui vestito da Babbo Natale, morto, con gli occhiali da sole, ed è diventato Weekend con il morto. Cioè hanno attinto a tutto quello a cui potevano attingere senza riuscire una sola volta ad azzeccare qualcosa. Quando sta portando fuori Memphis per appunto il morto, viene fermato dal direttore, che chiacchiera un po', e tra le altre cose c'è un equivoco che vi dirò tra poco. Il direttore si felicita con Memphis per aver contratto matrimonio, e lui pensa, ma matrimonio di che? Boh. Quindi porta, chiede al direttore dell'hotel dov'è il fiume, e io mi chiedo, scusami, ti ha visto un intero albergo che scendevi con un tizio con gli occhiali da sole? Avevano visto, perché il direttore dell'hotel era andato da Ghini a dire che era stato visto questo Babbo Natale che si stava arrampicando alla sua finestra al quinto piano, non fanno 2 più 2, ma nel momento in cui si rendono conto che è scomparsa questa persona, che c'è qualcosa che non va, non pensano che forse il premier e il suo cazzo di sottosegretario verranno coinvolti in pieno giorno per scaricare il... Cioè adesso, lo dico, io non essendo un sicario non ho esperienza in occultamento di cadaveri e spero di non doverla mai avere, ma comunque sia, ho guardato abbastanza puntate di Soprano per sapere che non scarichi un corpo nel fiume in pieno centro a Budapest di giorno, cazzo! Ma porca puttana! E vabbè, ma perché il direttore dell'hotel pensava che
che Memphis si stesse per sposare, perché nel frattempo ovviamente la Stella, che è ancora in mutande reggiseno, ovvio, scopre che sta arrivando in hotel suo marito, e quindi la solita cena: oh cielo, mio marito! Lei si nasconde fuori dalla finestra, arriva il marito, che è Chavarro, Massimo Chavarro è un modello che era famoso per i fotoromanzi, che ogni tanto viene riciclato in qualche produzione orripilante come questa. Lui è contento e basta, non sa neanche recitare oltretutto, però non so perché mi fa simpatia. Cioè, diciamo che in tutto questo marasma di personaggi scimmieschi e idioti, quello di Chavarro è quello che mi ha dato più l'idea di essere simpatico. Quindi arriva, dice: io lo so, presidente, che lei si scopa mia moglie, perché naturalmente la Stella qui ha come problema il fatto che il marito non la tocca mai. Non so come sia possibile, ma il marito non la tocca mai. E allora Ghini ovviamente scarica tutta la colpa su Walter Bianchini. Ma la cosa che io non capisco: per quale motivo Ghini aveva detto alla Stella che Walter Bianchini è l'uomo che può risolvere ogni problema, se lo tratta sistematicamente dall'inizio alla fine del film come un imbecille? Cioè, ma se questo qui è un coglione totale, mi spieghi, cazzarola di quella puttana, per quale motivo ti fidi di lui per una cosa così delicata come, non lo so, occultare un cadavere che potrebbe far cadere un governo? Perché se ti scoprono il premier con un cadavere, direi che la cosa... Cioè, va bene che siamo in Italia, e in Italia si possono fare le peggio assurdità quando sei politico e comunque non ti sbattono mai fuori a calci in culo, però penso che anche noi non tollereremmo molto l'implicazione in un omicidio da parte di un premier, no? A meno, spero, perché altrimenti siamo veramente messi male. Dice quindi che no, che in realtà, in sostanza, è l'amante di Bianchini. E prima ancora, in sostanza, per un altro equivoco, era stato detto che in realtà Bianchini era in viaggio di nozze. Non si è capita bene questa cosa. La cosa divertente è che Memphis al mattino aveva incontrato al mercato di Budapest questa tizia, che era la badante della madre, di cui lui era sempre stato innamorato, non l'aveva mai detto, bella ragazza e tutto quanto, e ovviamente è l'interesse romantico di lui. E a un certo punto si verrà, insomma, questa cosa che lui si è sposato inizia a circolare, e naturalmente lui andrà nei guai proprio per questo. Ed è una cosa che veramente mi fa pensare: andatevene tutti a fare in culo. Perché poi Memphis torna nella stanza e all'hotel è arrivata la moglie di Ghini, che, udite udite, è Paola Minaccioni, e qui viene presentata come la cessa arrapata, perché dice sempre della madre al marito. Siccome però sta per aprire l'armadio dove sta per scoprire tutto, no, è vero, perché questo accade prima che Memphis vada a portare il cadavere sulla creazione hotel, per evitare di fare scoprire che il marito, per l'appunto, era lì con Martina Stella, che era nell'altra stanza. Allora cosa fa? Prende, per l'appunto, lei se la limona, dicendo: oh, io ti ho sempre amata, ma è una copertura ovviamente. Poi la fa nascondere nell'armadio, arriva la badante di cui è innamorato, e allora ci prova anche con la badante, e a un certo punto il film diventa: tutte vogliono scoparsi Memphis. Ma perché? Oh, tutti vogliono infilare o fare, cioè vogliono fare cose con Memphis. Non si è capito per quale motivo. D'altronde Memphis è veramente veramente un bell'uomo, diciamocelo, assolutamente, quindi non è assolutamente una cosa incomprensibile. E scopriamo, per l'appunto, che il cadavere è una iena. Il cadavere è una iena. E tra l'altro, quando Memphis va a portarlo al fiume, lascia un attimo la carrozzina incustodita, si gira e vediamo che lui non era morto, ma era semplicemente stato stordito dalla finestra. Tra l'altro deve essere una finestra potentissima che ti annulla il battito cardiaco, perché se è svenuto lo senti che è svenuto, Cristo santo. Quindi lui si già fa: oddio no, dove è finito? E quindi scopriamo che c'è una iena che vuole, per l'appunto, smascherare il presidente Fedifrago. E io adesso vorrei fare una riflessione. È vero, le iene sono dei rompicoglioni, nessuno dice nulla su questo, però penso che anche le iene capirebbero che arrampicarsi su un palazzo e arrivare al quinto piano per cercare di smascherare il presidente
Non è giornalismo, ma si chiama stalking e credo sia un reato, perché va bene essere audaci, ma anche questa cosa mi sembra impossibile. È questo il problema di questo film, che inseriscono cose idiote che non sono neanche Cristo Santo plausibili. Non sono plausibili, Dio Madonna. E quindi a un certo punto la iena irrompe di nuovo nell'appartamento, ma siccome la finestra è difettosa, gli cade ancora addosso, peraltro sulla schiena, e sviene. Ora, che cazzo di finestra è? Cioè, questa finestra dovrebbe essere messa al bando come arma di distruzione di massa da una nuova convenzione di Ginevra, perché non è normale questa cosa qui. Peraltro, loro dicono adesso lo ammazziamo, non so cosa facciamo, simpatici, ma lui si sveglia e, udite udite, ha perso la memoria. Quindi questa finestra non solo ti stordisce ogni 12 secondi, ma ti fa anche perdere la memoria colpendoti però sul coccige. Non si capisce che cazzo di connessioni neurali abbiano i personaggi di questo film, però è effettivamente così. E tra l'altro la iena è interpretata dal grande Riccardo Rossi, dico grande in, per modo di dire, quel comico romano che nessuno si ricorda mai quando sente il nome, ma poi lo vede e fa: ah, ma sì, Riccardo Rossi! Quello che aveva fatto anche il preside notte prima degli esami oggi, magari avete visto la recensione di Mighty Pilot, quello che faceva una volta pubblicità, credo, della Ferrarelle, non mi ricordo dove, io confondo Ferrarelle e Lettere perché sono identiche come fonte, come, e come etichetta, quindi vabbè, una di quelle robe lì, e viene poi liquidato perché tra l'altro tipo sì, ha l'amnesia, allora decidono di dargli una dose letale di sonnifero, che poi anche se sono 80 gocce non è letale, certamente basta, perché si risveglia che sta per dire io mi ricordo tutto e poi si addormenta. Peraltro in tutto questo, siccome Ghini vede che c'è qualcosa che non va con la moglie, perché lei voleva farsi Memphis, lui non lo sa, allora cosa fa? La moglie si sporge la finestra le cade ancora addosso e lei finge, cioè sviene e poi finge di avere l'amnesia. Ragazzi, seriamente, mettete dei nastri gialli e neri a quella finestra, non avvicinatevi. Ma poi scusatemi, vi rendete conto che tutto questo marasma di minchiate è nato solo perché questi hanno trovato un presunto cadavere alla finestra e non hanno alzato il telefono dicendo scusate, guardate che c'è un cadavere alla finestra? Perché poi, tra altre cose, quando il direttore dice che il campione nazionale di tiro a piattello, quindi uno con la vista perfetta, ha visto un Babbo Natale che si è impiccato sulla finestra, avrebbe potuto dire oh sentite, sì l'abbiamo trovato incastrato alla finestra. No, perché altrimenti ovviamente il film non partiva, porca puttana. E in tutto questo Martina Stella vuole tornare col marito perché l'ha sentito dichiarare il suo amore quando parlava con Ghini. Intanto Ciavarro, che è il marito della Stella, vuole malmenare Walter Bianchini perché pensa che Walter Bianchini se la faccia con sua moglie. Poi la strappona badante a un certo punto si toglie i vestiti, ne vale che lei è mutante reggiseno, rivelando un corpo da urlo, va nella stanza di lui, però trova, per l'equivoco di prima, i fiori che la direzione ha mandato insieme allo champagne per la felicitazione delle nozze. Nel frattempo Martina Stella sta entrando nella stanza di Bianchini per andarsene, perché vuole andare dal marito. La badante la vede, la badante se n'è andata per una questione, perché pensava che lui si fosse sposato, e poi soprattutto la madre di lui, per l'appunto l'aveva chiamato dicendo ma come sei sposato, mio Dio, perché? Perché mi sembra che qui sia Biagio Izzo che a un certo punto qualcuno aveva trovato il telefono, dove il telefono di Bianchini, rispondendo con la madre che diceva ma dov'è mio figlio? Mio figlio fa, suo figlio sa com'è, si è appena sposato, quindi lei ha un mancamento. Peraltro la madre, la signora Itala, ha una domestica che è naturalmente africana e non capisce niente italiano e si limita a dire no signora, no signora, ridendo. Cioè gli stranieri e gli immigrati in questo film sono demonizzati da morire. Mi verrebbe voglia di prendere a sberle qualcuno, perché il messaggio che passa è terribile, Cristo, terribile, 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 cazzo. Comunque, per tutto l'equivoco, quindi lei dice oh no, ti sei sposato, lui fa no, non mi sono sposato, quindi va nella camera, vede i fiori, dice allora è vero che si è sposato, se ne va. Poi arriva la moglie del presidente che vede per l'appunto tutta questa roba, guarda, tutta questa i fiori eccetera, vede Martina Stella che entra nella stanza e pensa oh mio Dio, ma cosa sta succedendo, quindi non vuole me, vuole quest'altra strappona. E fondamentalmente tutta questa serie di equivoci sembra risolversi, vanno tutti a questa festa, diciamo, e a un certo punto vediamo che, nell'ordine, arriva Ciavarro che per l'appunto ha scoperto tutto e dice io
Mollo mia moglie, lei commenta, capirai, tanto non si trovava mai, dicendo che era l'amante del presidente. Poi la moglie di Ghini dice, ah sì, tu mi hai tradito, io ti ho tradito con Bianchini. E allora Bianchini viene sfanculato dalla badante perché lei dice, stronzo, mi avevi detto che volevi me. Tra l'altro si sono rivisti dopo 12 ore e si vogliono già sposare. Succede anche questo nei film di Manzina. Quindi casini vari, alla fine la Iena arriva a filmare tutto perché si è risvegliata e dice, con questa roba faccio cadere il governo. Cioè sembra tipo il cattivo di un film di serie B. E alla fine si sputano tutti. C'è anche addirittura, non sto scherzando, se non erro, il presidente Orbán dell'Ungheria che fa le corna guardando Massimo Ghini. Perché c'è Orbán in questo film? Non lo so, non me lo chiedete. Peraltro in questo film c'è anche Rocco Siffredi. Era stato paventato Rocco Siffredi come personaggio in questa puttanata. Ma che cosa succede? Il personaggio non è altro che se stesso. È Rocco Siffredi che viene notato dal presidente e dicono, ma quello è Rocco Siffredi? E lui dice, ma chi è Rocco Siffredi? Salvo poi dimostrare di riconoscerlo 12 secondi dopo, ovviamente. E dice, ma è un famoso porno divo che vive qua in Ungheria. E arriva una coppia di turisti che vogliono fare una foto con Rocco, e quindi Rocco tocca il culo alla tizia. Cioè, capito? Gli stranieri sono stupidi, gli immigrati sono servi e il porno star sono tutti maniaci sessuali! Banzina, signori! Tra l'altro, battuta divertentissima di Ghini che dice, sì, Rocco Siffredi tiene alta l'asta della nostra bandiera! Sottotesto? Con asta intendevo il cazzo! Terribile, semplicemente terribile. E in tutto questo si finisce con Ghini e Memphis sul ponte, che non sanno cosa fare perché Memphis voleva uccidersi. Ghini dice, ma no, non ucciderti. Senti, facciamo una cosa, fingiamoci omosessuali, così io dico che la mia era tutta una copertura. E in sostanza, alla fine, anche Ghini vuole scoparsi Memphis. Scherzi a parte, è stato un film terribile. Un film veramente terribile. Qualcuno potrebbe dire, ma perché l'hai recensito? Lo recensisco perché io credo che siamo alle battute finali con Cinepanettone, finalmente, quindi era giusto recensirlo. So che ci sono state recensioni con molta più verve, ma in questo caso, anche se ci fosse, anche se c'è stata meno verve, ho preferito parlarne perché secondo me ci stava, visto che ormai stanno finendo, per cui anche questo andava trattato. Quindi diciamo che finalmente ce li siamo quasi tolti alle palle, ma forse sono io a essere troppo ottimista. La regia del film è qualcosa di terribile, non è neanche classificabile come regia, sono campi e controcampi con scavalcamenti di campo ogni tanto che sono terrificanti, una fotografia bruciatissima che rende tutto bianco. È una merda, ragazzi, è una merda, con Biagio Izzo che rompe i coglioni come al solito come personaggio, Ghini che interpreta un presidente fedifrago che boh, cioè è un personaggio visto altre 100.000 volte, la Stella che ogni 2x3 è il regista in mutande, Memphis che è Memphis, quindi no, cioè basta con questa roba, poteva far ridere 30 anni fa, ma adesso ha rotto i coglioni, basta. Mi spiace che sia questo il lascito di Carlo Vanzina, ma se è una cosa una merda bisogna dirlo. Quindi io vi auguro ancora buon Natale, vi scrivo qui sotto cosa ne pensate del film, io vi abbraccio, grazie tanto bene, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog. Ciao a tutti. È così, quindi. In fondo al tuo cuore lo sapevi che sarebbe finita così. Solo che ora non c'è più nessuno ad aiutarti. Neanche quel seccatore di Mino Ciccini. Per cui Victor Laszlo 88 muori! Sei ancora vivo! Oh! Non ne ho la minima idea. Ma la chiudiamo qui. Mino mi ha detto di comportarmi da uomo. Ebbene, fatti sotto! Oh, puoi scommetterci che la chiudiamo qui. Devi morire! Voglio proprio vedere che cosa sai fare! Oh! Cool!
Sono vivo. Ce l'ho fatta. Non credevo che ce l'avrei fatta. Victor Laszlo 88, grazie per avermi ceduto il tuo corpo. Penso che mi ci troverò bene. Quanto a questo inutile corpicino di carta, ormai non mi serve più. Dovunque tu sia, caro Victor, spero che tu stia soffrendo. Penso che mi divertirò molto adesso. Testa. Ma perché non riesco a muovermi? Che fine ha fatto Prepuzio? Che... Ma che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Aiuto!